fiducioso delle forze che abbiamo, perché comunque l'Italia, gli italiani non potete fare su altri paesi, lo sappiamo, per boccarci le maniche, ci andiamo a cercare lavoro all'estero, andiamo da tutte le parti, in attesa che sul nostro territorio tornino pochi di sereno, no? Questo è la realtà. Io non vorrei entrare in questo tema perché siamo bombardati tutti i giorni di azioni, di messaggi che ti fanno, ti alzano al mattino, c'è il sole, oggi è una bella giornata, accendi la radio, pom, no? È passata la bella giornata, okay. E non vorrei entrare in questo tema perché lo viviamo tutti i giorni. Ad esempio invece vorrei, leggevo quel manifesto, no? Che mi piace pensare anche al recupero, perché poi gli anni passano, no? E quindi arriviamo anche alla terza età. E l'idea di lanciare questo concorso, no? Di progetto La Nuova Casa, che poi nella realtà sappiamo benissimo non essere quasi mai una nuova casa in senso vero come struttura, ma sono comunque quasi sempre delle realtà che hanno bisogno e devono essere riviste, no? Perché hanno l'esigenza, meglio, ci sono le esigenze che cambiano. E questa è una grande bella sfida da parte di un progettista che magari è giovane e che ha una visione diversa, no? Perché l'età giovane ti fa avere delle visioni diverse e quindi bisogna immaginarsi, no? Come e quindi progettare la nuova casa, dove molte volte bisogna entrare a recuperare, perché quasi sempre si parla di strutture esistenti, no? E quindi bisogna entrare a recuperare. Ecco che un'altra volta entra in campo il recupero e quindi la progettazione, spesso fatta con progettazione di interni, a volte si interviene anche su dei palazzi che hanno ovviamente anche delle esigenze esterne, di facciata, quello che sia. Però mi piacerebbe adesso, ecco, immaginarmi, no? E quindi su questo progetto che io spero che abbia, come ha avuto l'altro concorso che è stato fatto, no? Quello precedente, anche questo che possa avere una divulgazione. Noi abbiamo aderito con piacere di essere sponsor di questo concorso perché riteniamo che sia una parte interessante del nostro vivere e sappiamo tutti che l'età media si alza, vediamo anche che si battono quotidianamente per spostare sempre più avanti l'età pensionabile, quindi questo oltre a delle esigenze di bilanci da far quadrare, ma c'è anche perché la vita comunque è noto statisticamente, no? Quindi abbiamo esigenze di spazi che devono essere riprogettati, recuperati, no? E qui siamo in casa dell'associazione che ha lanciato questo messaggio, è interessante e credo che debba essere data voce, no? E i progettisti affermati sicuramente avranno la loro da dire, ma mi piacerebbe vedere la visione, no, dei giovani progettisti, no? La loro visione di come recuperare spazi, di come ristrutturare e rimettere in pista delle situazioni che poi devono ospitare delle persone che hanno già vissuto la gioventù, tutti i passaggi della vita e si ritrovano, no, in una parte, in un percorso della nostra vita di doverla vivere e si spera tutti di poterla vivere con serenità e anche con i luoghi che permettono di poterla vivere bene. Ti tocca. Mi tocca perché mi tocca da vicino e sono ben felice e contento.